Bene, buonasera a tutti, do inizio al Consiglio Comunale e do inizialmente la parola al Segretario Comunale per l'appello e per una comunicazione. Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Allora, facciamo l'appello, l'avevo già fatto... Sì, Cicuto Oscar. Presente. Da San Paolo. Presente. Nicodemo Valentina. Presente. Solide Edoardo. Amadio Lorenzo. Pinzin Gianfranco. Presente. Bellotto Roberta. Finfola Anna. Presente. Geremia Mario. Presente. Geremia Davide. Presente. E Anastasia Tommaso è assente giustificato. Sì. E abbiamo tutti la mascherina, perché sapete che la mascherina con la nuova disposizione non è più obbligatoria e non è un obbligo fino al 15 di giugno, ma è fortemente raccomandata. Nella circolare della funzione pubblica del ministro Brunetta, che è abbastanza chiara e che lascia comunque le amministrazioni la facoltà di autoregolamentarsi come meglio credono, ma io ritengo che comunque la circolare sia chiara del ministro, sostanzialmente dice che la mascherina è fortemente raccomandata in costanza di riunioni. Io ritengo che la prima riunione che c'è in un comune sia quella del Consiglio Comunale e di conseguenza ritengo che sia opportuno indossarla. Uso tutti i termini molto blandi perché la legge ovviamente non parla di obblighi. Di solito ho studiato 30 anni di rito, una cosa è concessa o è vietata, in questo caso è raccomandata e quindi va bene così. Il sindaco mi ha dato la parola anche e mi permetto di parlarvi anche del punto 5 dell'ordine del giorno, che è l'appendice del regolamento per il funzionamento degli organi collegiali, che riguarda in particolare il regolamento che è possibile adottare da parte del Consiglio per le sedute in videoconferenza. Purtroppo so che è stata fatta e mi dispiace che sia assente il consigliere Anastasia Tommaso, ma ovviamente lo stato di emergenza è finito il 31 di marzo e quindi tutte le norme che disciplinavano la possibilità di tenere le riunioni degli organi collegiali in modalità videoconferenza sono decadute con il 31 marzo. Quindi finché non adottiamo un regolamento che consenta di aspettare le commissioni anche e il Consiglio Comunale in videoconferenza, non è possibile procedere in videoconferenza con un Consiglio Comunale regolare. Questo regolamento è stato fatto sulla base anche della circolare mandata dalla Prefettura e comunque c'è una circolare, la numero 33 del Ministero dell'Interno, che ha interpellato in questi termini, in questo senso l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha dato parere favorevole al fatto che la regolamentazione attraverso appunto l'adozione di un atto da parte del Consiglio Comunale sia sufficiente per garantire la possibilità di fare questi consigli comunali e comunque tutte le commissioni e le conferenze dei capigruppo e comunque tutte le assemblee da parte del comune in modalità in videoconferenza, anche in assenza di un'esplicita disposizione normativa, perché c'era un precedente parere di giugno del Ministero dell'Interno che diceva che non sarebbe stato possibile se non in presenza di una previsione normativa. Hanno trovato un appiglio all'interno di un decreto legge all'iniziale del 2020, ritenendo che sia sufficiente questo per consentire a ciascun Consiglio Comunale di autoregolamentarsi, quindi considerando il regolamento del Consiglio Comunale sufficiente per questo. Ho preferito fare un appendice al regolamento, perché sennò avrei dovuto prendere il regolamento e chiaramente revisionarlo in toto, perché non è, e quindi ho preferito fare un appendice a questo per consentire comunque la massima partecipazione. Mi dispiace perché prima dobbiamo adottarlo e poi è possibile partire in questo senso, quindi basta, mi permetto di dire solo questo. Bene, ringrazio il segretario anche per le precisazioni. Cominciamo con il punto numero 1 all'ordine del giorno. Proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 14 del 6 aprile 2022. Ad oggetto approvazione verbale della seduta del 21 marzo 2022 della numero 7 e della numero 13. Delibera del Consiglio Comunale numero 7 del 21 marzo 2022 ad oggetto approvazione verbale della seduta del 28 febbraio 2022 della numero 1 alla numero 6.
deliberazione del Consiglio Comunale numero 8 del 21 marzo 2022 ad oggetto approvazione della convenzione quadro per la gestione dei servizi e degli uffici in forma associata tra i comuni di Porto Ruaro, Cindoca Maggiore e Teglio Veneto. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 9 del 21 marzo 2022 ad oggetto approvazione schema di convenzione tra i comuni di Annone Veneto, Cindoca Maggiore, Gruaro, Pramaggiore e Teglio Veneto per la realizzazione del progetto denominato Mobilità Sostenibile nell'area nord della Venezia Orientale nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana da finanziare ai sensi dell'articolo 1,534 della legge numero 234 del 30/12/2021. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 21 marzo 2022 ad oggetto approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'intervento di rigenerazione urbana denominato mobilità sostenibile nell'area nord della Venezia Orientale ed adozione variante al piano degli interventi ai sensi dell'articolo 19 del DPR numero 327 dell'8 giugno 2001. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 11 del 21 marzo 2022 ad oggetto piano di alienazione e valorizzazione immobiliare 2022-2024 novità 2022. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 12 del 21 marzo 2022 ad oggetto comunicazione delibera di giunta numero 16 del 10 marzo 2022 ad oggetto riaccertamento straordinario dei residui attivi al 31/12/2021 ai sensi del decreto legge 22 marzo 2021 numero 41. Ci sono interventi in merito? Non essendo mi fare. Ah no, no. Non ci sono interventi, però andiamo a votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Sì, un'unità. Posso procedere? Punto numero 2 dell'ordine del giorno, proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 21 del 21 aprile 2022 ad oggetto approvazione del rendiconto della gestione d'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000. Do la parola all'assessore Finfola per la trattazione. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io ho fatto una piccola relazione proprio stringata, molto molto semplice, per spiegare un attimino il bilancio consuntivo 2021. Ne abbiamo un po' visto anche in commissione bilancio, quindi ho scritto proprio due righe semplicissime in maniera che siano capibili da chiunque. Allora. Questa sera siamo in Consiglio Comunale per votare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno 2021. L'amministrazione comunale presenta il rendiconto in ordine e in buona salute, con una situazione economica e patrimoniale solida, tale da consentire un ragionevole ottimismo per gli anni a venire. Tutta la documentazione necessaria a comporre questo bilancio è stata raccolta, stilata con grande cura ed attenzione dalla responsabile di servizio tributi e ragioneria, signora Franca Dandiziol. Da qui ne è seguita la supervisione del revisore unico, dottoressa Brotto, che esprimendo un giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario in questione, ne evidenzia la regolarità contabile, specificando inoltre che l'ente ha rispettato gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale, di quanto previsto dall'articolo dal decreto legislativo 33/2013. Allora, guardiamo insieme alcuni conti del bilancio consuntivo. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 ammonta a 910.044,74 euro ed è così composto: 452.841,71 parte accantonata, contenente 280.789,02 fondo crediti di dubbia esazione, 134.368,78 fondo anticipazioni liquidità, 37.683,91 altri accantonamenti, parte vincolata di 181.341,17 euro composta da
149.225,12 vincoli di legge per principi contabili, 6.799,57 vincoli derivati da trasferimento, 25.316,48 vincoli attribuiti dall'ente, 14.679,10 parte destinata agli investimenti, 261.182,76 e avanzo di amministrazione in parte libera. Relativamente alle risorse per fronteggiare l'emergenza da Covid 2019, l'ente ha ricevuto nel corso del 2021 le seguenti risorse. Fondo funzioni fondamentali, emergenza Covid 2019, 7.282,49, solidarietà alimentare, 9.523,57, riparto fondo articolo 6,1, decreto legislativo 73/2021, pari per le abitazioni, 9.549,16, fondo per potenziamento centri estivi diurni 4.636,57. Abbiamo applicato somme attribuite nel 2020 dell'avanzo vincolato per un totale di 27.649,87 per acquisto di prodotti di sanificazione, contributo e sostegno alle imprese. Conguaglio Costitari 2020, centri estivi diurni, acquisto derrate alimentari. Nella documentazione compilata, la voce avanzo vincolata, le risorse non utilizzate nel corso del 2021 del fondone, quindi appunto di questi soldi, e dei relativi specifici ristori, corrispondono il saldo di 62.273,50. Tutta la certificazione Covid-19 sarà trasmessa agli uffici preposti entro il 31 maggio 2022. In base all'articolo 41,1, decreto legge numero 66/2014, l'ente ha allegato a questo rendiconto il prospetto attestando l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 231/2002, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo numero 33/2013. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti del Comune di Teglio Veneto ammonta a meno 8,66 giorni. Analizzando la gestione dei residui attivi, il Comune di Teglio Veneto ha stralciato la quota di 6.171 euro, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, in virtù della legge 69/2021, che annulla automaticamente i debiti di importi residuo fino a 5.000 euro, risultanti dai carichi affidati all'agente di riscossione tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2010. Dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. I residui attivi quindi conservati dalla data al 31-12-2021 si riferiscono prevalentemente a somme da riscuotere a titolo IMU, a seguito di un'attività di verifica e controllo per 13.860,59 euro, imposta pubblicità per 30.205,40, riferita agli anni 2015-2016 imputati al concessionario di riferimento sottoposto a procedura fallimentare ancora in corso, 2.127,76 euro per fitti attivi. L'ente procede con i controlli ai fini della lotta all'evasione, all'illusione e all'evasione, ad un recupero del non riscosso per l'entrata di propria competenza. Le principali voci di entrata per accertamento di competenza sono IMU ordinaria 293.249,06, TARI 228.466,72, addizionale IRPEF 241.000, sanzioni codice della strada 69.454,20, trasporto scolastico 11.681,67, fitti attivi 3.870,70, COSAP 18.876,85, oneri di urbanizzazione 17.706,76.
Il Comune di Teglio Veneto, con delibera di Consiglio Comunale numero 74 del 27-12-2021, ha approvato il piano di razionalizzazione al 31-12-2020, che prevede il mantenimento delle società di cui detiene partecipazione diretta, che sono LTA, ASVO SPA, Veritas SPA, ATVO SPA. Gli uffici preposti hanno provveduto ad effettuare la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le proprie società partecipanti. Dall'analisi non sono emerse discordanze. Il revisore unico, in occasione della modifica del piano dei fabbisogni del personale 2021-2022, approvata da questa amministrazione con delibera numero 02 dello 08-01-2022, ha accertato che l'ente, rispetto alle nuove disposizioni previste dall'articolo 33,2 del decreto legge 34-2019, si colloca quale ente virtuoso, rispettando così in pieno i limiti di spesa del personale. Nell'anno finanziario 2021 l'ente ha provveduto al pagamento della quota dei prestiti rimborsati pari a 109.081,69, portando così il debito contratto da mutui da 1.731.220,17, totale fine anno 2020, alla somma di 1.622.139,02, totale appunto fine anno 2021. L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture d'appalto anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183,8 del TUEL. Ci stiamo adoperando con costanza e con rettitudine a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, mantenendo alta l'attenzione nel preservare un buono stato di equilibrio e una sana gestione economica. Con grande sforzo organizzativo, anche da parte degli uffici preposti, rispettiamo le scadenze nei termini di legge con l'approvazione degli strumenti finanziari. Grazie. Ringrazio l'assessore anche per il lavoro fatto con gli uffici. Ci sono interventi in merito? Do la parola al consigliere Mario Giremira. Sì, grazie. E alcune osservazioni in merito al punto in esame ora all'ordine del giorno. Prendiamo atto che il risultato di amministrazione del 2021, 256.828,18 euro, non si discosta sostanzialmente dall'analogo risultato del 2020, dove parlavamo di 248.732,49. Anzi, si è incrementato. Non possiamo quindi che ribadire quanto già espresso lo scorso anno, ovvero confermare il dubbio sulla capacità del Comune di Teglio Veneto di utilizzare le risorse disponibili che almeno in parte derivano da un elevato carico fiscale. La seconda osservazione si riferisce al complesso dei residui attivi e passivi, aumentati rispetto al 2020, che continua a presentare importi consistenti, rispettivamente 695.707,79 euro e 407.814,33. Come per lo scorso anno, quindi, riteniamo che questa situazione sia anomala e che si debbano adottare al più presto gli opportuni correttivi. Sì. Grazie. Grazie. Prima delle risposte vi sono altri interventi, do la parola al consigliere Paolo Bazzan per l'intervento, prego. Sì, nel rimandare all'intervento del competente assessore per quanto riguarda i singoli aspetti contabili, volevo sottolineare alcuni punti che si ritengono fondamentali per connotare la buona qualità del provvedimento complessivo, a partire dal parere favorevole espresso dal revisore dei conti, che colloca questo comune tra gli enti virtuosi secondo i parametri espressi da recenti provvedimenti normativi. Il rigore che ha caratterizzato il conseguimento degli obiettivi di bilancio ha consentito la realizzazione di un ragguardevole avanzo che, al netto delle somme soggette a specifici vincoli, consentiranno di affrontare con sufficiente serenità le esigenze impreviste che si prospetteranno nel corso dell'anno, e laddove necessario la mitigazione degli effetti economici negativi derivanti dal perdurare della situazione pandemica
E ultima, in ordine di tempo, soltanto in ordine di tempo, la sciagurata guerra in corso che, pur lontana dai nostri confini, ci è tristemente vicina per le tragedie umane che porta in sé e per le pesanti ripercussioni economiche che sta producendo nel mondo intero. Occorre tuttavia precisare che anche in assenza di prospettive negative non sarebbe stato possibile agire significativamente sulla riduzione del carico fiscale gravante sui cittadini, così come desiderato da questa amministrazione, poiché le somme disponibili non posseggono la necessaria connotazione strutturale volta a giustificare l'adozione del beneficio, circostanza quest'ultima che costringe anche al prudenziale rinvio dell'implementazione della pianta organica dei dipendenti, anche se i previsti pensionamenti renderanno necessaria l'adozione di efficaci affiancamenti in favore dei conseguenti avvicendamenti. Inoltre stanno prendendo finalmente il via importanti ed onorosi lavori volti a migliorare l'aspetto, la fruibilità e la sicurezza del Paese. Proprio ora che finalmente erano state reperite le necessarie ed ingenti risorse, la situazione generale rischia di creare nuovi impedimenti a causa dello smisurato aumento dei prezzi e della scarsa attrattività di tali lavori nei confronti dell'imprenditoria di settore. Proprio per questo è necessario disporre di adeguate risorse di riserva per evitare che importantissime e strategiche opere pubbliche si fermino per l'imprevista mancanza di una modesta somma per il completamento delle stesse. A riguardo occorre anche ricordare gli sforzi posti in essere per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, impegno doveroso e nel contempo propedeutico a fornire maggiore garanzia a quale ente appaltatore. Nel rimarcare la competenza, la concretezza e l'efficacia non disgiunta dalla doverosa prudenza dell'azione amministrativa posta in essere, malgrado il pregolare della sfavorevole situazione socio-economica, concludo esprimendo il meritato ringraziamento al Sindaco, agli assessori e al personale amministrativo del Comune per la competenza e la capacità dimostrata. Conseguentemente questo gruppo esprimerà unanime voto favorevole. Grazie. Grazie anche al consigliere D'Azzano, do la parola all'assessore Finfola per un intervento di risposta. Solamente una cosa per quanto riguarda le osservazioni fatte dalla minoranza, il gruppo di minoranza. Allora, è vero che come risultato di amministrazione rispetto anche all'anno scorso, bene o male, siamo abbastanza sempre su questi livelli, si è un po' assestato, ecco, il nostro bilancio, questo è vero. È vero anche che quest'anno abbiamo qualcosa in più perché come amministrazione avevamo previsto un lavoro, un progettino da realizzare nel parco PEP qui proprio in centro Teglio, poi ci siamo fermati per valore circa di 40.000 euro, avevamo fatto proprio una variazione al bilancio per questo piccolo progetto, poi ci siamo fermati solamente un momento perché stiamo cercando di sfruttare un contributo, quindi prima di spendere i nostri di soldi cerchiamo di aggrapparci al contributo, ecco perché questa cifra, quindi ce la siamo poi ritrovata in avanzo di amministrazione per quest'anno, e quindi il nostro avanzo di amministrazione è un pochino più alto, se no ecco, bene o male è vero che l'avanzo di amministrazione un po' si assesta su queste cifre, è vero anche che siamo in un momento un po' storico in cui bisogna mantenere un po' di riserve, ecco, ma questo semplicemente perché prima di spenderli cerchiamo di aggrapparci a tutte le possibili altre soluzioni che ci vengono date. Mentre per quanto riguarda il punto numero 2, la piccola segnalazione che facevate sui residui attivi e passivi, è un po' difficile, l'IMU, la Tari sono più che altro sono quelli il nostro problema, no? Ma è un pochino complicata la cosa, in realtà il pagamento di queste due tasse viene fatto in più rate, no? L'ultima rata viene fatta a dicembre e quindi molte persone non rispettano esattamente la scadenza del 31 dicembre e la pagano invece poi l'anno successivo. Ecco perché
come dire, si somma, no? Come se venisse fuori un debito, si somma l'anno dopo. In realtà con gli uffici abbiamo fatto un controllo e siamo in tacca, si dice, no? Siamo in tacca per quanto riguarda invece gli incassi, quindi tutto sommato ecco, dovremmo, si spostano un po' i pagamenti, no? Ma fondamentalmente siamo assolutamente in tacca. Ci può essere l'anno che le persone pagano un po' prima, un po' dopo, però fondamentalmente proprio dovuti anche alla scadenza delle rate che vengono spostate sempre più a fine anno, noi ci ritroviamo con l'aggravio di che sembra che invece però in realtà bene o male con le riscossioni siamo abbastanza in tacca, insomma, tutto qua. Grazie. Prego, consigliere Mario Geremia. Sì, grazie assessore. Io però vorrei far presente una cosa. L'avanzo di amministrazione normalmente si dovrebbe uso condizionale, si dovrebbe impiegare per investimenti, non per le spese correnti. Si può impiegare anche per le spese correnti, nel senso che, facendo un esempio molto attuale, se l'aumento dei costi dell'energia, che è una spesa corrente, non trova altra copertura se non con questi soldi, allora è evidente, è di tutta ragionevolezza impiegare questi soldi. Ma voglio dire, questo avanzo di amministrazione dovrebbe, sottolineo ancora, essere impiegato per gli investimenti. Quindi il discorso di dire facciamo una gestione prudente, non sappiamo cosa può succedere, eccetera, stiamo parlando, come dire, di eventi, ecco, che speriamo che non si verifichino, questo mi sembra ovvio, ma che comunque dovrebbero trovare una loro collocazione nella spesa corrente e non in questi fondi. La seconda questione, quella relativa al discorso dei residui, è vero quello che lei dice, ovvero ci sono questi scostamenti di entrata in particolare, no? Dovuti alla diversa calendarizzazione dei versamenti, delle scadenze di versamenti rispetto a quelle che sono le scadenze di approvazione per l'approvazione dei bilanci. Però stiamo parlando di residui che addirittura, adesso non ricordo bene le tabelle, ma sono di qualche anno addietro, quindi bisogna capire, insomma, cioè sono cartelle di Equitalia, sono come dire, ci sono contenziosi, piccoli contenziosi, magari sugli importi relativi oppure no, perché questo è, cioè, voglio dire, stiamo parlando di quasi 700.000 euro. Allora sì che non è una cifra trascurabile se è rapportata al bilancio del Comune di Teglio, questo è. In merito alla spesa, come diceva lei, che va fatta per capitale, è vero, infatti i 40.000 euro, come indicava la benissimo assessore, erano stati indicati come una sistemazione per un utilizzo più oculato e consono alla popolazione dell'area PEP. Dopodiché, un po' per i tempi lunghi, un po' per decidere di andare verso un altro investimento, e come sappiamo da febbraio dell'anno scorso fino praticamente a quest'anno ancora in essere, il PNR ha un po' scombussato tutte le presentazioni, perché per quanto uno abbia i progetti pronti, sono stati comunque modificati per andare incontro a quelle che erano le esigenze per poi avere il famoso punteggio per portare a casa i finanziamenti. E quindi già lì, su 256 togliamo 40.000 euro, andiamo a 216. Se togliamo i circa 120.000 euro che riguardano le ultime rate, che fino allo scorso anno, quindi 2020-2021, abbiamo portato a dicembre per IMU e per Tari, già lì andiamo ad abbassare di molto anche quell'aliquota. Dopodiché c'è quell'operato che diceva anche l'assessore, stiamo facendo almeno da 2 anni, di recupero di qualcuno che magari non paga. Prima c'era una certa difficoltà degli uffici, in quanto l'ufficio ragioneria era composto, il tributo ragioneria era una sola persona, e quindi se fai bilanci, se fai mandati, ha difficoltà magari andare a fare le ricerche di quelle persone morose, tutto quanto si è messo vicino.
e quindi ha incrementato. Per esempio, una parte di quei 256 è in realtà un aumento dovuto all'amorosità che, cioè, per, chiamiamolo un contenzioso, per ora non ci sono ancora aperti i contenziosi, quindi con davanti al giudice, per capirsi, parlando in parole povere, però comunque ci sono dei confronti tra le parti commercialisti, della parte del privato o dell'azienda e il comune, per un attimino verificare quant'è. Come dimostra anche l'assessore, ci sono solamente, per esempio, ci sono 30.000 euro di un'imposta pubblicitaria di una ditta che c'è il fallimento in corso. Sono tutte cifre non enormi che, messe assieme in un comune come Tagliavento, però fanno quelle cifre che vedete. Per quanto riguarda i residui attivi e passivi, una parte l'ha già detta appunto il segretario, l'abbiamo già detta, l'altra parte è dovuta anche a ditte, perché questo succede anche a Tagliavento, che appunto, sempre che bensì negli anni abbiano piccoli importi, non sempre fanno la fattura subito. Per esempio, c'è un'azienda, se non ha senso fare nomi, ma comunque neanche indicazioni particolari, che era 2 o 3 anni che non ci faceva la fattura, perché comunque l'importo dei lavori che faceva presso il comune a Tagliavento non erano così esosi. E quindi questo sembra di no, siamo obbligati ed è giusto portarli a residuo, però poi va a creare questi problemi. Se vi ricordate, abbiamo fatto uno stralcio, chiamiamolo d'ufficio, non è d'ufficio il termine esatto, comunque uno stralcio dei cartelli esattoriali tempo fa per termini scaduti, quindi lo Stato ha stralciato una ditta di circa 6.000 euro, solo una ditta era circa, o 4 o 6, perché non fosse 6 messi insieme un'altra ditta, erano 4 più 2, sì. Però la stessa ditta, come avevamo già detto in altre sede più private, quindi non un consiglio, perché non è giusto essere molto espliciti, però questa ditta, se andiamo avanti da quella data, purtroppo ha accumulato molto e non sempre è facile per noi andare a fare il recupero. Questo non vuol dire che però per legge non posso fare il recupero, tiro via, e mi crea questi problemi che condividiamo tutti noi per primi, condividiamo l'assessore riscontra che sarebbe bene capire in realtà cosa abbiamo, perché non è bello neanche lo cittadino magari avere un certo avanzo, avere certi residui passivi attivi, però purtroppo le difficoltà sono quelle che sono. Speriamo di riuscire a recuperare ancora un po' il gap che c'è. Non molliamo. Bene. Se non vi sono altri interventi, andrei al voto. Bene, favorevoli? Contrari? Sì. Astenuti? Mario, Geremia e Davide. Votiamo anche l'immediata gratuità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come sopra. Punto numero 3 all'ordine del giorno. Proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 17 del 14 aprile 2022, ad oggetto programma triennale lavori pubblici 2022-2024, elenco annuale 2022, approvazione, aggiornamento, schede e riepilogo. Qui, in poche parole, in base al vecchio, a quanto approvato, diciamo, in fase di bilancio preventivo, è stato sistemato in base alla possibilità, e quindi anche in base in realtà delle variazioni che poi abbiamo fatto di bilancio, a delle possibilità di finanziamento, quindi non si è di molto modificato rispetto a quanto avevamo, quindi sono rimasti per l'anno corrente quei finanziamenti di opere certe, come si suol dire, è che la prima, quindi il rotatorio SP9193, 260 più 250, 510, la settimana scorsa la ditta, alla fine una di 109, ha presentato l'offerta, e adesso l'ufficio CUP di Portogruaro sta facendo i procedimenti del caso. Sono in essere le gare per i punti 2 e 3, cioè per completamento via Ippolito Nievo e per la messa in sicurezza dei percorsi ciclonali di via Nievo SP91 Tagliavento Fratta. Sono due lotti, perché in realtà sono legati ai finanziamenti. Hanno fatto due gare separate, a una so che hanno partecipato 150 ditte, delle quali ne hanno pescate 10,
e adesso verranno inviate le offerte, poi a breve insomma sapremo, speriamo e sapremo insomma se partecipa chi partecipa. Per il 2023 abbiamo l'opera del riordino della rete idraulica minore, riordino viabilità di Cintello, quindi opera che avevamo già previsto. I 2,40 praticamente sono in completamento, efficientamento energetico della scuola primaria del capoluogo, quindi va a completare un operato di questa amministrazione che ha iniziato con appunto la sistemazione della scuola, del plesso della scuola primaria e dell'infanzia, ma principalmente la scuola primaria, fondi che vanno sul famoso ex T-Bell, che sono poi stati serviti dal PNRR, di cui non abbiamo ancora risposto, però è stata fatta domanda, che per i comuni sotto 5.000 abitanti era un massimale di 1 milione di euro meno le quote già richieste, quindi i 500 e i 260. Completamento percorso ambientale di Cintello, oltre al ponticello che è stato sistemato ad opera dei due comuni, c'è il completamento poi di tutta quanta la viabilità, e quindi per dare un giusto decoro a tutta quanta quella viabilità pedonale, praticamente pedonale. Nel 2024 abbiamo il collegamento ciclopedonale di via Cintello, 1.028.490, che è quell'opera fatta insieme ai comuni, cioè per bando fatto rigenerazione insieme ai comuni di Cinto, Gruaro, Promaggiore, non è Veneto, e poi bando rigenerazione e efficientamento energetico impianti sportivi, questo è un altro bando di 238.978, che era basato su quel bando dal quale poi all'ultimo purtroppo 21 comuni sono esclusi, che era il bando della città metropolitana di Venezia, nel quale però non demordiamo e speriamo che, visto che il PNRR non è ancora finito, speriamo di potervi accedere, e pertanto sarà nostra premura trovarvi copertura. Spero di essere stato abbondantemente chiaro. Ci sono interventi in merito? Prego, Mario Geremia. Sì, signor Sindaco, grazie. Allora, niente, intanto precisiamo, questo gruppo consigliare ha già espresso il proprio parere favorevole sugli interventi compresi nell'elenco annuale dei lavori, quindi su questi non abbiamo nulla da eccepire. E avanziamo perplessità invece sulle opere previste nel biennio 2023-2024 e in particolare non conosciamo gli elementi progettuali del riordino della viabilità di Cintello, né quelli del completamento del percorso ambientale di Cintello, quest'ultimo in gran parte finanziato da fondi propri di bilancio. Troviamo immotivato, per gli elementi a nostra conoscenza, il sostanziale raddoppio dell'investimento già previsto per il percorso ciclopedonale di via Cintello. Va evidenziata inoltre la sostanziale assenza di qualsivoglia progettualità per un altrettanto qualsivoglia utilizzo dell'area Castor. Sappiamo che le circostanze correlate alla procedura fallimentare in corso sicuramente non agevolano il processo decisionale, ma sappiamo anche che tali circostanze afferiscono ad una porzione di circa 2 ettari del compendio su una totalità di circa 20 ettari. Riteniamo quindi che i margini per una progettualità che valorizzi una delle pochissime aree a valenza naturalistica rimaste nel Veneto orientale ci siano e che vadano al più presto esplorati. Risulterebbe quantomeno complicato infatti spiegare ai cittadini di Tellio perché il comune continui a pagare il mutuo ancora per parecchio tempo e senza risultati. Prego, grazie. Per quanto riguarda la prima parte della progettualità, cioè che gli elementi progettuali non sono conosciuti, noi abbiamo degli studi di fattibilità approvati in giunta, dove comunque poi vengono approvati, e quindi insomma sono facilmente visibili. Quando avremo qualcosa di concreto, nel senso che abbiamo la certezza, perché come lo sapete, avete già voi sottolineato, il comune di Tellio Veneto, a meno che di non aprire altri mutui, deve muoversi con, cercando di trovare finanziamenti per non pesare sul bilancio del comune e quindi sulle tasse dei cittadini. L'abbiamo sempre fatto, ci siamo penso molto impegnati nel cercare questi, e alcuni risultati mi sembra li abbiamo già portati a casa. Per quanto riguarda il raddoppio dell'investimento, che non è proprio un raddoppio perché da 640.000 euro andiamo a 1 milione, non è proprio il doppio,
Questo è una revisione dei prezzi fatti con i famosi aumenti, che penso a conoscenza di tutti che una delle più grosse difficoltà di questo periodo degli enti, tutti gli enti pubblici specialmente, è non riuscire a trovare, portare a termine le gare. Noi su 109 ditte che hanno partecipato alla prima mozione interesse delle due rotatorie lungo la SP93, 10 che sono state pescate, una ha risposto praticamente all'ultimo. Non riguarda solo Teglio questo problema, ma riguarda un po' tutti quanti i comuni, tutti quanti gli enti, anche sovracomunali, tipo provincia e regione. Chi è nel campo come consigliere Geremia, Mario Geremia, dovrebbe sapere che almeno nella parte del Veneto ogni giorno ci sono gare che vanno a deserte. Portoruaro, per fare un esempio così un po' più grande, c'era una gara per la sistemazione della stazione dei treni sui 3 milioni e mezzo di euro, è andata deserta. Il fatto di rivedere i prezzi e di portarli quando è possibile a una più consona trattazione mi sembra sia doveroso. I prezzi non sono fatti da noi, vanno ricercati dai tecnici incaricati per cercare di andare verso quello che oggi è la richiesta del mercato, per fare in modo che se domani mattina i 5 comuni nel caso di Via Cintello sono aggiudicatari del contributo, non debbano dire scusate, ne possiamo fare solo un pezzo perché in realtà nel frattempo i prezzi sono aumentati. La stessa cosa purtroppo è successa anche a mio Polito Nievo, nel senso che per fortuna che ci siamo mossi per cercare altri finanziamenti, perché con il forte aumento che c'è stato non saremmo riusciti a completare ciò che vorremmo. E non mi nascondo che io e il consigliere Dazzan molte volte siamo andati anche in regione per cercare di trovare una soluzione in provincia e quant'altro, perché vi dico che i prezzi sono di molto aumentati. Questo è quanto. Per quanto riguarda la situazione della Castor, anche lì noi ci stiamo muovendo fin da subito. Ricordiamo che l'area è un'area agricola, è un'area di interesse vicina a un sito di interesse comunitario, il Taglio, e che una parte della comunità vorrebbe fosse lasciata a prati stabili. Il problema per il nostro comune è quello della gestione. La situazione dei prati delle Parse non possiamo chiedergli ancora di più perché già hanno difficoltà nel gestire le loro aree, e questo insomma chi gira in paese lo sa. Abbiamo provato a fare dei bandi l'anno scorso per la gestione, sempre seguiti da me e consigliere Dazzan, per cercare di gestirla, perché il problema non è solo avere l'area ambientale, il problema è gestirla, quindi al di là di 2 ettari tutta l'altra area va gestita. Per il comune di Teglio Veneto non è così facile. Questo vuol dire che comunque noi continueremo a muoverci e continueremo nel nostro lavoro, come abbiamo fatto fino a quest'anno, per cercare soluzioni alle problematiche e per cercare la progettualità per il futuro. Vi sono altri interventi? Bene, andiamo a votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Minoranza. Votiamo per immediata, favorevoli, contrari, astenuti, come sopra. Punto numero 4 all'ordine del giorno, proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 15 del 6 aprile 2022, ad oggetto convenzione ex articolo 30 decreto legislativo 267 del 2000 per la gestione associata delle misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale nell'ambito territoriale sociale Venezia 10. Questo qui praticamente è la convenzione che ci viene richiesta a tutti quanti i comuni che fanno parte dell'ambito sociale Venezia 10, e viene richiesto il rinnovo. Come conferenza di sindaci, sanità certamente, è già stato dato un parere favorevole a questa convenzione, auspicando che l'ambito sociale diventi sempre più qualcosa di più realistico, nel senso che possa aiutare i comuni
Ora sappiamo che chi gestisce l'ambito è sempre il comune di Portogruaro. È vero che ha una piccola dotazione organica per gestire la normalità dell'ambito. Oggi anche qui si va incontro a dei progetti PNRR. No, l'ambito non ce l'ha fatta a gestirli con il personale che ha, perché non ce la fa a gestirli, e chiede aiuto ai comuni. Se un domani ci fosse una struttura diversa, che noi auspichiamo, che può, che i comuni dell'ambito si sono ripromessi di portare avanti, e l'esecutivo e conferenza sta cercando di instaurare rapporti con la regione al fatto che si conformino veramente questi ambiti, che ci sia una gestione diversa, tipo quella emiliano-romagnola o tipo quella friulana più vicina a noi. Speriamo che domani possa essere più conformato, probabilmente toglierebbe dei problemi, nel nostro caso anche al comune di Taglioveneto, per quanto riguarda l'area dell'assistenza sociale, che è un servizio, secondo me, penso secondo tutti, è un servizio non importante di più, specialmente in questi anni di difficoltà e in questi periodi futuri dove magari il sociale è sempre più conteggiato. Una volta non esisteva la sanità sociale nei comuni, si è creata queste figure per dare un aiuto, perché diciamo, è uno dei servizi fondamentali quasi ormai dei comuni, anche se così magari essenziale. Speriamo che quindi l'ambito, quindi la proposta è questa, quella che passa su tutti quanti, anche i comuni. Vi sono interventi in merito? Prego, consigliere Mario Geremia. Sì, ma solo due osservazioni sostanzialmente. Ho letto la convenzione, molto corposa, così, convenzione quadro, naturalmente, dove viene stabilito o si cerca di stabilire chi fa che cosa, ma come dire, al di là di una data, ovvero della data di scadenza, che è il 31 dicembre 2025, non ho trovato insomma un'indicazione su alcune scadenze di massima, cioè quando deve diventare, quando deve partire effettivamente questo progetto, questa collaborazione, eccetera. Perché, voglio dire, il 31 dicembre 2025, domani, meglio dopodomani, mettiamola così, quindi non è che ci sia molto tempo, data la complessità della materia e data la complessità del territorio, che viene diviso in tre subambiti sostanzialmente, ma poi alla fine ci dovrà essere pure un coordinamento, no? L'Assemblea dei Sindaci, appunto, fra... Su questi tre ambiti. Quindi credo che come dire, l'organizzazione del servizio, ecco, avrebbe bisogno da subito, possibilmente, ecco, di una calendarizzazione degli interventi da attuare per rendere operativo questo servizio. E un'altra cosa, così, un suggerimento, ho trovato piuttosto debole nella convenzione, e, come dire, la ventilata collaborazione con il terzo settore. Ecco, io trovo invece che il terzo settore andrebbe molto più coinvolto in questo tipo di servizi, perché si tratta di una, prima di tutto, di una realtà abbastanza diffusa e capillare sul territorio. Ci sono tantissime associazioni di volontariato da questo che operano in ambito sociale, e quindi il coinvolgimento del terzo settore, effettivamente un maggiore coinvolgimento del terzo settore, effettivamente comporterebbe quel vantaggio, diciamo, a favore dei singoli comuni o comuni piccoli come il comune di Teglio, dove naturalmente non c'è la possibilità di mettere a disposizione del personale per l'ambito. Ecco. Sì, il suo intervento mi preme sottolineare la seconda parte, è non interessante, sarebbe molto auspicabile da parte di tutti, non solo di Teglio Veneto. Il problema è che poi si trovano le difficoltà, perché già il comune di Teglio Veneto, per la gestione per esempio del centro prelievi, a Possato di Portogruaro il centro prelievi viene gestito da un'associazione di volontariato che ha gestione altre, diciamo, problematiche, servizi sociali, quindi non il servizio sociale del comune, ma servizi della socialità,
Abbiamo chiesto quello di Fossalta, se per l'assessore, ha chiesto se magari riuscivano a venire anche a Teglio con quant'altro, non abbiamo trovato questa possibilità perché non hanno personale. Ma nemmeno nelle stazioni di volontariato stesse del nostro comune abbiamo trovato una disponibilità, cioè nel senso che proprio non hanno personale, hanno difficoltà nel gestire. Quindi purtroppo associazioni di volontariato ce ne sono, io ricordo che il Comune di Teglio Veneto ha circa 20 associazioni di volontariato, in diversi campi per l'amore di Dio, però ne ha 20 per Teglio Veneto, di attive, se cominciamo a contare quelle attive penso saranno circa una decina di quelle attive, e quindi già andiamo a metà, la maggior parte è attiva nello sportivo o nell'enogastronomico, principalmente parlo, poi magari hanno anche attività correlate, insomma. Quindi è una difficoltà, sarebbe bello, però probabilmente, vi dico, anche in comuni più grandi il sociale ha delle difficoltà. Nella gestione della problematica come essere in questo momento dell'immigrazione ucraina verso il nostro territorio, se avessimo avuto situazioni di volontariato come in altri comuni, magari riuscivamo a dare una risposta migliore. Dobbiamo ringraziare quei privati e dobbiamo ringraziare gli uffici, oltre che gli assessori e i consiglieri che si sono resi disponibili per aiutare, per muoversi, per andare a cercare e fare, però anche questo dovrebbe essere un servizio sociale, dovrebbe essere. Quindi il terzo settore, lei ha ragione, però chi è dentro, mi permetto di dire come me, in riunioni tipo oggi conferenza sanità, dove un'associazione di volontariato del San Donatese che fa un'opera giustissima per le persone con alcune disabilità, chiede alla conferenza se abbiamo il contributo per sistemare un edificio. E lui esce fuori di tutti e più, perché loro fanno un servizio sociale per persone disabili, non sto qui a fare nomi e cognomi perché non ha senso, ma noi ne abbiamo creato il territorio. E magari come conferenza queste associazioni che lavorano sul territorio, che l'assessore conosce bene perché ce lo dà una mano, non lo chiedono, ma cominceranno a venire questo terzo settore sempre più a chiedere ai comuni, perché non ce la fanno più neanche loro, perché anche loro, anche con il Covid, hanno avuto delle grosse difficoltà. Le famiglie a loro volta hanno delle difficoltà, perché poi si parla sempre della parte economica, se giriamoci intorno, ma si parla sempre di soldi. Quindi sarebbe bello, però la vedo dura, non la vedo ancora così fattibile. Già dovessimo riuscire a sistemare l'ambito, nel senso sociale, secondo me c'è stato un grosso passo avanti. Prego, consigliere Geremia. Sì, giustamente non giriamoci attorno, il problema alla fine è sempre quello dei soldi, no? Nel senso che bene, però io parlo per la mia esperienza, no? Dico sempre che per fare le cose ci servono i soldi e le persone. Se non hai i soldi ma hai le persone, in qualche modo qualcosa si fa, ma se ci sono i soldi e non ci sono le persone non si fa niente, no? Ecco, quindi trovare il giusto equilibrio, diciamo, fra questi due elementi è la condizione necessaria, probabilmente non sufficiente, per riuscire a fare bene quello che ci si pone. Ma sempre parlando di soldi, il PNRR mette a disposizione qui dei soldi su questo ambito, quindi è importante avere una capacità progettuale, o almeno delle idee progettuali, insomma, per poter attingere a questi finanziamenti. Credo che per l'ambito proprio socioassistenziale sia un'occasione unica questa, che non deve essere assolutamente sprecata. Sì. Derivo il mio intervento iniziale proprio a questo, con l'ambito di Portoruaro, perché il capofila è segretario, penso che purtroppo ne sappia qualcosa di riunione fatte, su 10 programmazioni previste dal PNR per l'ambito sociale, perché erano 10, mi corregga se sbaglio, con, non vi dico poca, ma con enorme difficoltà, perché spaziano, hanno un campo veramente enorme, e qui mettono soldi anche per edifici, sistemazione, andiamo dall'accoglienza dei senza tetto o altri nomi che vogliamo dare, andiamo da case famiglia, case per disabilità, aiuto a disabilità, ce ne sono veramente tantissime, 7, siamo riusciti a portarle a casa.
portare a casa, scusate, a fare domande stiamo cercando di portare a casa. Per questo vogliamo andare avanti con l'ambito, però ha difficoltà perché purtroppo non avendo un ambito formato, tipo quello che avete in Friuli, e qui abbiamo l'esempio del segretario, diventa veramente una cosa difficile. Cioè, noi abbiamo 5 persone che gestiscono l'ambito, ma non è l'ambito solo PNRR adesso, è anche altro. E PNR non solo per sociale ma anche per altri ambiti, dall'urbanistico, lavori pubblici, tecnici, quindi dove danno quelle risorse più maggiori, diciamo, abbiamo visto che è una valanga di soldi che però dopo un po' non posso dire, se speriamo di riuscire a chiederli, forse è meglio che non li vediamo tutti, speriamo di riuscire a portare i progetti, di rendicontarli, perché in realtà si è messo in mezzo una macchina burocratica che non è facile. L'altro ieri si è aperto un bando proprio PNR per i piccoli comuni dove si può fare richiesta di personale, però c'è sempre il punto di domanda, anche le città metropolitane, nel nostro caso province, anche la regione ha avuto una dotazione di personale che deve girare per i comuni volendo di tecnici. Non so, in Friuli, in Veneto abbiamo provato a chiedere una consulenza e insomma, io ho fatto il perito di dire, probabilmente i primi giorni quando sono uscito sapevo uguale, insomma, ecco. Ecco, chiudo. Ma perché faccio per dire che in realtà, sì, tutti quanti, noi per primi abbiamo visto PNR, soldi e ci siamo impegnati, dopodiché quando cominciamo, si sviluppa la materia, vediamo che non è proprio così semplice. Andiamo al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche l'immediata. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Passa l'unanimità. No, mi sto guardando uno. Punto numero 5 all'ordine del giorno. Proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 16 del 13 aprile 2022, appendice, ad oggetto appendice regolamento per il funzionamento degli organi collegiali e regolamento per lo svolgimento del seduto del Consiglio, delle commissioni, della conferenza di capigruppi in videoconferenza e modalità mista. Su questo punto ha già parlato il segretario in apertura, so che l'avete visto comunque anche in commissione. Dà la possibilità anche in un comune piccolo come il nostro forse di invogliare qualcuno anche un domani a far politica e a mettersi in gioco, visto che comunque per cercare lavoro mare si va via. Non voglio aggiungere altro per non dilungarmi, se vi sono interventi in merito non vedo interventi, per noi andiamo al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche l'immediata. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Unanime. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 18 del 14 aprile 2022 ad oggetto variazione numero 5 al bilancio di previsione 2022-24 con applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2021, articolo 165,2 decreto legislativo 267 del 2000. Do la parola al professore Finfola per la trattazione del punto. Prego, professore. Abbiamo già visto qualcosa in commissione, era stata chiesta se c'era qualche domanda in particolare, non avevate trovato niente di particolare, domande particolari. L'unica cosa che volevo dire, che invece magari non mi sono soffermata, visto che è una cifra importante, 9.846,86 copertura locali e accessori del campo sportivo, le volevo solamente spiegare la motivazione, nel senso che purtroppo c'è stato segnalato che proprio entra acqua, hanno trovato addirittura acqua quando piove nelle plafoniere, e quindi purtroppo si tratta di un intervento di straordinaria manutenzione che siamo tenuti a fare. Chiaramente la struttura è anche un po' vecchiotta, insomma, nel senso proprio come edificio eccetera, e quindi purtroppo è chiaro che vanno, perché magari uno pensa spendete tanti soldi magari sul campo, piuttosto sul campo sportivo, sulla palestra, sulla scuola eccetera, ma purtroppo
essendo strutture un po' datate, va da sé che va fatta la manutenzione. Chiaramente le manutenzioni straordinarie hanno un costo molto elevato e quindi ci ritroviamo a parlare di cifre abbastanza consistenti. Non so se avevate qualche altra domanda rispetto... Ora do la parola al consigliere Mario Geremio. Nessuna osservazione in particolare, le strutture vanno mantenute, pompe basta, insomma le infiltrazioni sono all'ordine del giorno da questo punto di vista. No, invece volevo chiedere, siccome vedo la posta di 25.000 euro circa, no, per il PAT, bene, no? Completamento percorso Lemene, spese notarili, isolotto Lemene. Allora, spese notarili, sì, sappiamo, abbiamo deliberato l'accettazione della donazione, ma qualcosa sul completamento percorso Lemene, cioè voglio dire questo, signor Sindaco, sarebbe bene convocare un po' più spesso la Commissione dei Lavori Pubblici. Come ho già avuto modo di osservare, no? La Commissione dei Lavori Pubblici, secondo me, dovrebbe essere convocata in sede di progettazione, chiamiamola preliminare, o studio di fattibilità, dove si danno gli indirizzi, perché poi gli aspetti, come dire, puramente tecnici, e quelli sono tecnici, insomma, ogni tecnico sa fare il proprio mestiere e quindi valuta, no? Ecco, quindi capire bene questa cifra, a che cosa, per cosa viene impiegata, a parte il discorso del PAT, vabbè, questo è chiaro. Completamento percorso Lemene, chiedere questo, insomma, chiarezza su questo. Per quanto riguarda invece la questione di 10.000 euro degli impianti sportivi, sì, questo comune investe molto sugli impianti sportivi, tra l'altro c'è una posta di circa 240.000 euro prevista nel 2024, no? Nel programma triennale. Allora, ben venga, naturalmente siamo tutti contenti, la squadra di calcio in prima categoria, bene, eccellenza, eccetera. E il nostro auspicio però è quello che è questo, cioè l'attività sportiva, l'educazione allo sport, alla pratica sportiva, dovrebbe diventare maggiormente patrimonio della collettività, nel senso che l'utilizzo dell'impianto potrebbe essere, come dire, più aperto, maggiormente aperto, anche magari ad altri tipi di disciplina, ovviamente con un'organizzazione precisa, perché il fatto di fare sport alla fine è educazione, no? Ed è cultura, e misurarsi con la fatica, capire i limiti del proprio corpo e diventare, come dire, delle persone anche alla fine un po' più consapevoli. E lo dico perché come ex sportivo di tanti anni fa ho provato, come dire, di persona quali sono i benefici di una pratica sportiva praticata correttamente. Grazie. Allora, in merito alla quota completamento, praticamente è per cercare di prendere tempo, di anticipare i tempi rispetto a quel progetto PSL 2021, praticamente, quindi nuovi fondi, e quindi di trovarci pronti, perché poi i tempi saranno abbastanza brevi, e quindi cerchiamo di andare avanti con la progettazione, perché sennò le risposte sono sempre lunghe. Pensiamo ai fondi aree di confine, esposto il bando 23 di dicembre del 2021, dovevano dare in teoria 90 giorni la risposta, ci è giunta voce che stanno convocando la commissione che ha 90 giorni di tempo, quindi siamo già fuori, se lo fa lo Stato va bene, se lo facciamo noi presentiamo la domanda fuori tempo e quindi siamo fuori. E quindi per questo una parte, per questo completamento del percorso Lemene, spese notarili, 1.500 euro. Per quanto riguarda invece le spese riguardanti gli impianti sportivi, penso che questa amministrazione, non solo, parlo di questa, adesso insomma poi ognuno fa la sua, però non solo per gli impianti sportivi, cioè per il calcio, diciamo, quindi il campo da calcio, ma anche per le altre associazioni, che di Teglio Vento ne abbiamo altre due, che abbiamo l'associazione dei pattini in linea, detto in italiano, quindi il roller, il Tiglio,
e per la a me più piacevole GS Centellese 1987, visto che anch'io in tempi passati non si direbbe ma ne facevo parte attiva, abbiamo cercato di stare vicino come potevamo. La richiesta di quell'investimento cospicuo, 238.000 euro, era proprio rivolto ad andare vicino a tutte quante le situazioni e cercare di andare incontro a tutte quante. Non di meno, grazie all'operato dell'assessore Finfola, che è assessore anche allo sport, oltre alle situazioni, dal 2019 si è incrementato l'utilizzo della palestra comunale, che prettamente è palestra scolastica, perché è vicino alle scuole, perché l'uso è quello, ma nel pomeriggio e a volte qualche settimana viene utilizzato da altre attività sportive del comune e non solo. La gestione non è molto facile e consona per andare incontro alla richiesta della nostra cittadinanza e dell'altrui e per andare incontro ai giovani, e non sto qui, se no tra me e l'assessore Finfola Nicolemo dovremmo stare qua tipo 10 giorni, perché ogni giorno, giusto per anche oggi, ci sono delle problematiche, magari shock, però insomma ci sono purtroppo, e quindi noi cerchiamo di fare il possibile, tanto che la nostra palestra viene utilizzata per ora maggiormente rispetto agli altri comuni, perché l'aliquota che viene chiesta è non irrisoria di più. Speriamo di poterla tenere, non ne siamo sicuri perché i costi aumentano per tutti, e poi ci sono i famosi obblighi di legge che ti dicono che puoi fare beneficenza come ente fino a un certo punto. Non ho altri interventi io, ci sono altri interventi? No, quindi andrei a votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Immediata? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanime. Punto numero 7 all'ordine del giorno, e che va proprio in fronte a quello che abbiamo parlato prima, è una comunicazione della proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 19 del 20 aprile 2022, oggetto comunicazione delibera di giunta numero 22 del 24 marzo 2022, ad oggetto variazione del bilancio di previsione 2022-24, prelievo dal fondo di riserva di cassa di competenza. E questo è un prelievo di 302,97 euro, quindi un'inizia, e che è proprio rivolto a quei bandi PNRR per il sociale. Infatti si necessita di provvedere al cofinanziamento per la parte di competenza del Comune Italio Veneto, quota divisa pro capite poi per gli abitanti del comune, a montare ad euro 302,97 dell'incarico di cumulazione per l'accompagnamento alla prestazione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle linee di intervento a valere sui bandi ministeriali relativi alla missione 5 componente 2 sotto componente 1 del PNRR, di cui l'avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, incarico che verrà assegnato dal Comune di Portovaro in qualità di comune capofila d'ambito. E quindi rientra in tutto il discorso fatto prima sull'ambito sociale e sui bandi PNR e quant'altro. Questa era una comunicazione. Posso procedere come lei mi dice. Punto numero 8, comunicazioni del sindaco. Non ho grosse comunicazioni, nel senso che purtroppo i casi Covid, bensì per fortuna, si stanno delineando come casi di influenze più o meno accese, siamo comunque sul limite sul numero di 24 e 26. Due giorni fa dovevamo avere un grande calo, ma sembra quasi un contrasto, ne sono arrivati domenica 6, lunedì 7, martedì 1, ieri, no, oggi 2. Devo ricordare la memoria. Questo per quanto riguarda i casi di positività. Adesso c'è un po' l'apertura, diciamo, data dallo Stato con queste raccomandazioni, con demandare poi responsabilità ai datori di lavoro per il comune e quant'altro, speriamo bene. Per quanto riguarda i casi ucraini, si stanno abbastanza integrando, ci sono delle difficoltà nel territorio, non solo nostro ma comunque nel nostro territorio, perché il carico che è in questura è abbastanza pesante, ci sono dei forti ritardi, li stiamo seguendo sia con il supporto della segretaria, che qui siamo disponibili e la ringrazio, del comandante della polizia locale, il comandante Poles, che è molto sul pezzo, oserei dire, e con la commissaria De Angelis, commissario di polizia locale, di polizia, scusate, statale di Portovaro.
E c'è una grande collaborazione, poi abbiamo le associazioni che portoguaresi che ci stanno aiutando. L'altro giorno si sono aperte le piattaforme statali. La prima non mi è piaciuta, nel senso che ci hanno stressato per fare delle piattaforme in città metropolitana e prima altre, e adesso lo Stato ha detto tu cittadino se vuoi ti facciamo la piattaforma statale dove puoi dare la tua disponibilità, quindi abbiamo fatto come sempre i lavori al lupo, fatto il lavoro per niente. La seconda era ben voluta, appunto, perché era quella che dà la possibilità ai cittadini ucraini che sono ospitati in case private di avere un supporto economico. Non è così facile perché appunto se manca il famoso permesso di soggiorno, questa è la difficoltà. Nelle scuole si sono integrati, noi abbiamo tre bambini inseriti, bambini ragazzi insomma, inseriti nelle scuole del territorio, Trattelli e Fossalta. L'assistenza sociale, oltre che in alcuni casi noi personalmente dove si è intrapreso un rapporto diciamo voluto perché alcuni vogliono rimanere giustamente un po' più riservati, li seguiamo, comunque cerchiamo di aiutarli direttamente ed indirettamente, e insomma poi per i fattori più alti non sto qui a parlare perché le difficoltà le conosciamo dai telegiornali e non solo tutti quanti. Non vi sono altre comunicazioni particolari se non che quindi grazie al regolamento di oggi dalla prossima convocazione favoriremo la forma mista in maniera che anche chi ha impossibilità lavorative o di altro tipo partecipare e vuole partecipare al consiglio comunale sia agevolato. Faremo la forma mista perché in realtà penso che stasera finalmente abbiamo qualcuno che sta ripensando al passato, è venuto a trovarci. Abbiamo una persona che è venuta ad ascoltare, però penso che insomma sia giusto anche trovarsi quando è possibile con le dovute, diciamo, con le dovute esatto, e trovarsi per poter parlare anche faccia a faccia, che così non abbiamo mai problemi di connessione, che non capiamo, non sentiamo e quant'altro. Ringrazio tutti e una buona serata a tutti e chiudo il consiglio comunale.